Capitano della Contrada di San Martino, oggi giorno dell'investitura, un giorno importante per San Martino, un giorno importante per te, una reggenza interamente confermata, quindi significa continuità. Assolutamente, continuità nel progetto della Contrada, giorno fondamentale come hai detto tu, verremo riconfermati dopo la decisione già presa da parte del Consiglio Direttivo e niente, ci aspetta una grande festa. Ci si emoziona sempre quando si indossa il mantello di capitano? Ci si emoziona e soprattutto si sente un grande peso alle spalle, infatti sarò anche un po' goffo. È un po' presto forse per parlarne, ma che palio ci aspetta in futuro? Tu sei ottimista, pessimista, che visione hai sulla nuova fondazione? Allora, la fondazione è sicuramente un passaggio che bisognava portare avanti, si dovrà portare a termine nel più breve tempo possibile. È un passaggio che era obbligato, Legnano era arrivato in una situazione in cui doveva dare un cambio, doveva prendere le redini completamente di per sé, staccarsi il più possibile da quella che era l'organizzazione comunale, quindi è una sfida, a noi le sfide piacciono, quindi avanti così insomma. Quindi anche per San Martino un futuro roseo a tuo modo di vedere? Sicuramente, abbiamo lavorato bene l'anno scorso in un anno di pandemia, stiamo lavorando ancora meglio, penso che i concetti si volessero mettere sul tavolo siano stati presentati bene e siano ben impressi nella mente di tutti, quindi non ho dubbi su quello. Grazie Davide, buona investitura. A te, grazie.